Quello relativo all'articolo 9 lo spiego brevemente perché credo che sia chiaro, il senso l'ho preannunciato nell'intervento all'interno del dibattito generale, tanto per non indurre a errate considerazioni e valutazioni di come sono andati i lavori. E si chiede praticamente di aggiungere alla fine dell'articolo 9 e previa approvazione con delibera del Consiglio provinciale. Almeno c'è un passaggio, uno solo all'origine, in cui si viene coinvolti in modo formale e politico e abbiamo così anche come dire, un imprimatur di quello che è l'organo sovrano in cui ci sono le persone che sono state elette dai cittadini. Mi sembra una cosa doverosa e che non rallenta poi comunque il lavoro della commissione paesaggistica, perché non è che torna poi ogni volta, ma semplicemente nel momento in cui viene formata, ripeto, la procedura rimane quella che è stata inserita in questa proposta di delibera, quindi attraverso un bando in cui si selezionano i professionisti più qualificati, più meritevoli. E dopo una informativa in commissione si arriva anche in consiglio dove si vota, si fanno le considerazioni, in quell'occasione si possono anche conoscere questi esperti, magari sentire le loro valutazioni, se già non li si sono sentiti nella commissione in cui c'è stata l'informativa, e dare un atto ufficiale dell'organo sovrano che, ripeto, è il Consiglio provinciale. È un modo anche per ridare dignità a questa assemblea elettiva che troppo spesso rimane ai margini delle decisioni. Credo che almeno su questo si possa legittimamente inserire in questa proposta di delibera questo passaggio che, ripeto, non rallenta e non inficia nulla. Dà anzi un valore aggiunto, un valore maggiore a questa nuova commissione che andiamo a creare. Questa è la presentazione dell'emendamento 1 sull'articolo 9. Poi ovviamente interverrò per l'ulteriore emendamento. Grazie. Grazie, consigliere Gandolfi. Sì, grazie. Ma il secondo emendamento, come già ho avuto modo così di anticipare nel corso del dibattito generale, riguarda l'articolo 13, verbalizzazioni, e credo che sia di aiuto agli stessi verbalizzatori il fatto che venga fatta anche una registrazione audio che è facilmente archiviabile e a chi nel dibattito generale ha già inserito una prima replica a questa proposta. Io ricordo che anche qualora si registrasse dalla mattina alla sera, l'archiviazione di questi file audio per 150 anni basterebbe un hard disk esterno da 500 gigabyte per avere tutta la storia di 150 anni di commissioni, consigli e via dicendo. Quindi non è assolutamente un problema di archiviazione. E l'archiviazione dei file audio è sicuramente molto più agevole rispetto ai verbali cartacei, quelli sì occupano parecchio spazio. Quindi, semmai vi può essere, oltre a un aiuto proprio concreto di chi stende il verbale, anche un risparmio di spazio, un risparmio di carta e la certezza di quello che viene detto qualora sorgano delle eventuali, spero proprio di no, contestazioni nel merito. Io credo che sia un qualcosa non solo al passo con i tempi, ma nell'ottica di garantire la massima trasparenza e di aiutare gli stessi verbalizzatori. Quindi, ripeto, poi le apparecchiature che possono essere utilizzate sono anche di costo davvero minimo. Non vedo nessuna ragione plausibile ostativa rispetto a questa proposta. Poi, a tutto si può controbattere di tutto, però sinceramente mi sembra una proposta in senso costruttivo e migliorativo. Poi fate voi, grazie.
Noi, il nostro gruppo ha cercato di avere un approccio costruttivo e propositivo, cercando laddove possibile di offrire degli spunti migliorativi alla delibera. La maggioranza ha risposto elevando un muro e dando motivazioni che secondo noi non hanno né capo né coda e sono assolutamente risibili. Delle arrampicate sugli specchi. Quindi, con tutto il rispetto, noi non potremo sicuramente votare a favore di questa delibera che già ci dava delle perplessità sulle proposte che contiene. Abbiamo cercato con le nostre proposte di dare quel piccolo miglioramento. E questo suggerimento non è stato accolto, quindi il gruppo dell'Italia dei Valori si asterrà. Grazie. La ringrazio, consigliere.